Ciao a tutti, vado a vedere da vicino un adattatore universale da viaggio marcato Edge L. L'adattatore arriva all'interno di questa confezione di cartone che andiamo ad aprire al volo. Abbiamo un foglietto illustrativo in lingua inglese, l'adattatore all'interno di questa confezione di plastica. Le dimensioni sono veramente contenute, abbiamo infatti 4,5 cm per 6 cm per 5,5 cm. Abbiamo inoltre un peso di soli 100 grammi. Diciamo che i materiali sono prevalentemente di plastica, in parte gommata, una plastica comunque dura. Abbiamo poi le varie facciate, tra cui quella che permette di utilizzare l'adattatore in Inghilterra, in Europa e in America, Australia. Europa, come si fa? Si va a schiacciare, come dice anche il tasto push, si schiaccia, esce la spina europea e si blocca per farla rientrare. Basta ovviamente ripremere. Se si va a spostare il tasto verso sinistra, esce la spina inglese, mentre se si va a spostare verso destra, esce quella americana australiana. Abbiamo poi la facciata che presenta due ingressi, magari andiamo a zoomare un attimo, due ingressi USB che mettono un amperaggio massimo di 2,1 A 5VDC e che permettono di caricare due dispositivi contemporaneamente. Poi abbiamo la facciata che vede la presenza di due LED che vanno ad illuminarsi quando si va ad attaccare l'adattatore alla corrente, alla presa della corrente, e abbiamo poi i vari ingressi per inserire i vari dispositivi. L'amperaggio massimo è comunque in uscita è di 6 A e ovviamente all'interno c'è anche un fusibile di sicurezza che in caso di massa elettrica va ad interrompere l'adattatore, o meglio, così c'è scritto all'interno del foglietto illustrativo. Non ho altro da aggiungere oltre al fatto che è un prodotto comodo, compatto, utile per quando si viaggia, permette di caricare, come dicevo prima, più dispositivi contemporaneamente, non ho riscontrato segni di riscaldamento e devo dire che attaccando il mio alimentatore Quick Charge alla sesta facciata, la ricarica Quick Charge sul mio device, che è ovviamente dotato di tecnologia Quick Charge, ha funzionato tutto senza nessun problema, quindi anche da questo punto di vista la ricarica Quick Charge funziona senza problemi. Spero che con questa video recensione vi sia stato perlomeno utile o vi abbia in qualche modo indirizzato a comprare o meno questo prodotto.